Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un caricabatteria universale di Cellular Line. In questo caso parliamo di iTapt. Permette di ricaricare 4 dispositivi in contemporanea, permette poi anche di avere attraverso un tasto Eco Power la possibilità di accenderlo e spegnerlo senza sprecare energia elettrica inutilmente, mantenendolo però comunque collegato alla presa muro. Ricordo che si trova presso i migliori rivenditori di elettronica e costa una 60ina di euro. Poi ovviamente può variare questo prezzo in base a eventuali sconti o promozioni momentanee, ma insomma era giusto per indicarvi il prezzo del caricabatteria universale in questione, che oscilla tra i 50 e i 60 euro appunto. Confezione discretamente voluminosa. Sul fianco già vedete, quindi in fase di acquisto, quali pippoli vi verranno venduti. In questo caso troverete ovviamente sempre 6, quindi una mezza dozzina di adattatori per la ricarica. Partendo dall'alto abbiamo la mini USB, la micro USB. Già con questi due moltissimi Android e moltissimi telefonini saranno largamente compatibili. Ricordo che a breve entrerà in vigore la legge che darà come base di ricarica per i telefonini il micro USB, e quindi insomma questa base è già pronta per poterli ricaricare praticamente tutti quelli che verranno. Poi abbiamo anche la Nintendo DSi, un Samsung, un iPhone immancabile e un Nokia, anche questo immancabile, poiché insomma Nokia, Apple e il micro USB diciamo che permettono di coprire una grandissima fetta di utenza. Ricordo la presenza poi di sigilli, mi raccomando, controllateli sempre i sigilli, perché in alcuni punti vendita ho notato che c'è sempre qualche furbo che apre le confezioni e magari si accatta via un adattatore piuttosto che il prodotto in sé, quindi non fidatevi proprio a cuor leggero, ecco, prestate sempre un minimo di attenzione. Nella confezione non c'è altro. Questa è la fila di adattatori. Come vedremo poi è particolarmente agevole inserirli. Cavo di corrente. Manuale utente. Qui abbiamo una presentazione delle funzionalità del prodotto. Qui abbiamo in pratica la possibilità di registrare il prodotto. Qui non c'è nient'altro. Adesso andiamo a scartare, come vedete la presentazione poi, a parte i buoni materiali di imballaggio con l'utile finestratura laterale per mostrare appunto attraverso lo strato quali pin sono inclusi, vedete c'è anche la raffinatezza per esempio di avere questa superficie di plastica che permette di proteggere da graffi magari involontari la superficie di iDapt. Ovviamente per farlo funzionare dovete muoverlo. Adesso andiamo a inserire un pippolo Nokia. Andiamo a inserire un pippolo iPhone. E andiamo a inserire un micro USB, giusto perché avevamo preso questi in esame. Ovviamente poi ce ne sono anche altri in vendita di questi pin, coprono in pratica tutte le richieste possibili per quanto riguarda il mercato, sicuramente trovate quello che è adatto a voi. Potete per esempio avere quelli per la ricarica di batterie stilo mini stilo, potete avere un pippolo appunto buono per la ricarica di LG.
piuttosto che dell'iPod Shuffle o la Nintendo DSL. Nokia, quello più grande di questa variante che adesso provvediamo a mostrarvi meglio, piuttosto che Sony Ericsson, Sansa, Palm, Samsung, ce n'è veramente per tutti i gusti. Basta andare poi sul sito del produttore e richiedere il PIN che si desidera ovviamente provare. Per quanto riguarda il collegamento, qui è il cavo. Ovviamente anche il resto della base poi è ricoperta con questo strato, come vedete, molto comodo. Questo però potete lasciarlo. Ricordo poi la possibilità di avere anche una porta USB per ricaricare il gingillo, che in pratica più vi fa comodo e che magari comunque ha una porta USB. In questo caso, ovviamente, sul cavo abbiamo un'entrata 2 pin e un'uscita europea. Potete ovviamente usare il cavo elettrico che più vi fa comodo, basta avere l'accortezza poi di andarlo a inserire in sede. Nel caso poi abbiate la necessità di andare all'estero, ovviamente basta cambiare il terminale elettrico. L'unboxing termina qui, non c'è altro da farvi vedere, lo proveremo poi nei prossimi giorni per vedere la capacità e la velocità di ricarica dei dispositivi elettronici a cui si collegano. Al momento vi saluto, mi raccomando, ecco, iscrivetevi al canale così da vedere i prossimi aggiornamenti video che realizziamo appositamente per voi. Un saluto, a presto!